Ciao amici, ciao, bentornati sul canale, buonasera, io sono Jessica e quindi grazie per essere entrata in questo video. Ne approfitto oggi se mi vedi vestita così anche in un altro video, perché sto girando più video dato che io andrò via per Natale, non voglio lasciare il canale vuoto anche se non fregherà niente a nessuno, ma è una cosa mia, non mi va di lasciare vuoto il canale, quindi preferisco fare dei video. Solamente che a questo giro mi sono legati i capelli perché non li sopporto, oggi va là così. E quindi almeno così non mi danno fastidio, non mi danno noia. E ecco, mettiamo bene anche le catenine. Dice Jessica, potevi farlo prima? No. Tanto i video miei, siccome sono già molto brevi, quindi mettiamoci anche qualche cavolata. Intanto ho Giacomino e Brufolino, vabbè. Allora, veniamo a noi. Oggi direi ormai ultimo consiglio, diciamo così, di lettura per quanto riguarda appunto il Natale e quant'altro. Quindi questo video molto probabilmente lo vedrai la settimana prima di Natale. Cercherò di editarlo, caricarlo e pubblicarlo. Quindi è il mio PC che parla, tranquilli. Quindi, se mi vedrai, ripeto, vestito così in un altro video, è perché nello stesso giorno sto girando più video insieme. Oggi voglio parlare di una categoria, di un genere letterario molto particolare, molto discusso anche, devo dire, tra i vari booktuber, ovvero il fantasy, il distopico e il classico. Quindi vi porto due fantasy, un distopico e un classico che io ho amato nel 2019, ma veramente amato tantissimo, e alcune sono anche comunque delle scoperte. Vi dirò sicuramente. Allora, io direi di partire da quello di cui vi devo parlare di meno, ecco, dal classico. In questo 2019 ho avuto il piacerone di conoscere, tra virgolette, un autore pazzesco, un autore che mi ha fatto veramente gridare wow, già ve ne ho parlato qui sul canale, quindi se volete anche spulciare dietro nei vari video. Un libro bellissimo, scritto molto bene, mi ha colpita tanto, tanto da voler avere nella mia libreria. Non dico tutti, ma la maggior parte delle sue opere. Sto parlando, vengo al succo, al sodo, di Thomas Hardy, Via della pazza folla. Mi è piaciuto tantissimo, un libro godibilissimo, dalla prima all'ultima pagina. Una storia, non dico inverosimile, perché veramente può capitare. Non può essere solo una storia puramente romanzata, ma può veramente succedere. Vi innamorerete sicuramente come me del personaggio maschile principale che è Gabriel, un ragazzo, un uomo dolcissimo che ha fatto di tutto per coronare il suo sogno d'amore. È stato, nonostante sia stato bisfrattato dall'amore della sua vita, oggi non riesco neanche a trovare una qualcosa, va bene, non ci fate caso. Un uomo che ha fatto di tutto, come ho detto, per il suo amore, nonostante fosse stato respinto dall'amore della sua vita, dalla donna da colei che reputava la donna della sua vita. Lui l'ha inseguita in capo al mondo, l'ha protetta anche, ripeto, contro la volontà proprio di lei, perlomeno all'inizio, ecco, di lei, di Bezzaveva, che si dice che sia la protagonista di questo romanzo. Secondo me, no, io reputo più Gabriel il protagonista, un uomo veramente dolcissimo, buono, che ha fatto tanto per lei, veramente. Questo non è, badate bene, non è una semplice storia d'amore, ma c'è molto, molto, molto di più. C'è avventura, c'è suspense, perché voi fino alla fine non sapete come andrà a finire la storia. Quindi, veramente super consigliato.
Date una possibilità veramente a Thomas Hardy perché merita tantissimo. La lettura è molto scorrevole, ci sono molti dialoghi, quindi è veramente molto molto scorrevole. I personaggi ben definiti, ben caratterizzati, descrittivo ma non troppo. Io non amo i libri descrittivi, questo non lo è. Quindi diamo una possibilità in qualsiasi formato, in qualsiasi casa editrice, ma veramente diamo una possibilità a Thomas Hardy. Io ho letto altro di suo e devo dire la verità che finora non mi ha mai delusa. Mai, non mi ha mai, non ho mai detto ah, questo libro è brutto di Thomas Hardy, quindi straconsigliato. Passo poi a un libro che allora io ho intenzione di fare. I top del 2019 solo 5 e questo rientrerà sicuramente di diritto nei top del 2019. Un distopico che mi ha sconvolta, mi ha lacerata, mi sono commossa, mi sono arrabbiata, sono rimasta delusa. Un mix di cose, un mix di esperienze in un libro. Cioè, quindi vi ho detto tutto, sto parlando di José Saramago, Cecità. Questo per me è stata un'esperienza di lettura meravigliosa, bellissima. Ho avuto sempre paura dello stile di Saramago perché non so se tutti, cioè se voi sapete, ma Saramago ha uno stile netto, uno stile crudo, uno stile asciutto. Non ci sono virgolette, ecco, non è virgolettato, i dialoghi non sono virgolettati, è tutto, ecco, vi faccio un esempio, tutto, vedete, tutto incolonnato, non c'è punteggiatura e quindi all'inizio potrebbe risultare difficoltoso leggerlo. All'inizio, poi appena una volta iniziato, va. Cecità, è quello che potrebbe benissimo accadere alla società di adesso, nella società di adesso. Se noi chiudiamo gli occhi e pensiamo se un giorno non dovessimo vedere più, che cosa accadrebbe? Tutti, se tutti noi, tutti non dovessimo vedere più, tutti perdessimo la vista, tutto a un tratto, cioè senza una ragione, cosa faremo tra di noi? Come ci comporteremo? Che cosa accadrebbe? C'è una violenza, una crudeltà in questo libro indescrivibile. Io ho visto anche il film, bellissimo. E il film è ancora più crudo del libro, cioè mette veramente un'angoscia, una rabbia addosso che è pazzesco. Tratta altro che di questo, cioè cosa accadrebbe se perdessimo tutti la vista, ma è una metafora sulla società. Però assolutamente da leggere, è stata una lettura, non dico godibile perché ho avuto difficoltà all'inizio ad entrare nel meccanismo di Saramago, nella mente soprattutto di Saramago, ma è stata un'esperienza bellissima. Questo è stato il premio Nobel per la letteratura e secondo me meritatissima, veramente. Io se potete recuperatelo, abbiate pazienza nella lettura, ma veramente. Anzi, se c'è qualcuno tra di voi che l'ha letto, mi faccia sapere giù nei commenti e magari ne parliamo, perché di questo libro veramente non si può dire molto, perché si ha il timore poi di dire troppo e spoilerare troppo questo libro si rovina il piacere della lettura, anche se tanto piacere poi non c'è, perché ripeto, è molto 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 crudo, molto duro. Però è veramente un libro, un testo meraviglioso. Io quest'anno, già ve lo dico, finora lo metterò nel secondo più bello del 2019. Già vi dico perché veramente merita tantissimo. Veniamo ai libri di cui credo che spenderò qualche parolina in più. Però non tanto parlandovi della trama e quant'altro, ma di quello che ho provato io e di quanto di pochissimo uno sia migliore dell'altro. E vi stupirò per quello che sto per dire, veramente. Vi stupirò forse per l'hype di quest'ultimo periodo, forse per chi ha letto
letto, perché credo che uscirà la mia recensione, il mio post su Instagram. Penso che sarà già uscito per quando uscirà, per quando vedrete il video. Quindi forse già avete capito di che libro sto parlando. Comunque adesso parlo di un altro libro, quello che secondo me è il fantasy del 2019, per quanto mi riguarda, e spero di poter continuare la saga, perché questa è una saga. E quindi no, non sto parlando di quello che stai pensando te, magari. No, non sto parlando di quel libro lì, no? Ma di una saga che spero tanto di poter continuare, di riuscire a continuare, ovvero della trilogia del Lungavista, ovvero dell'opera di Robin Hobb, L'apprendista assassino. Questo è un qualcosa di fenomenale. Questo non è un young adult, non è un fantasy qualunque, non è un epic fantasy. Io non so come definirlo, non un fantasy, ecco, è tutto fuorché un fantasy, una storia bellissima, almeno il primo. Un ragazzino che viene abbandonato, si dice figlio illegittimo di un re, del futuro re, e viene abbandonato, davanti al cancello di questa fortezza, di questo castello enorme. Viene abbandonato, viene dato poi da crescere, viene cresciuto da uno stagliere buonissimo che gli insegnerà tutte le arti, tutto quello che c'è da sapere di buono per un domani stare vicino allo zio, difendere lo zio, che lui diventerà il futuro re, dato che il padre non sa, almeno questo io ho capito, non ha mai saputo della nascita di Fitz, il bastardo, perché in realtà questo bambino non ha un nome, viene chiamato Fitz, bastardo, bastardo appunto perché figlio illegittimo. Quindi durante il giorno vedremo Fitz, questo è un arco temporale, quindi è molto giovane, si parte da quando lui era un bambino fino all'età adulta, quindi fino ai 20 anni se non erro, quindi percorriamo la sua vita dai 6 anni, mi sembra, anche meno, fino ai 20 anni, da quello che ho potuto capire. E quindi lui di giorno, cioè il giorno sarà appunto con lo stagliere e un'istitutrice e una guerriera che insegnerà l'arte della battaglia, appunto, no? L'educazione, il galateo, quello che si deve fare. Lo educano come se dovesse poi ereditare il trono al posto del padre un domani, quando il nonno morirà. E un padre che lui non conoscerà mai. Io non vi spoilerò niente perché già è scritto. Non, lui suo padre, Fitz, non, Fitz, suo padre, non lo conoscerà mai. Bene, la sera lui verrà contattato da un essere, diciamo così, da un uomo che è un istruttore di morte, diciamo, che insegna, un uomo, un insegnante che insegna ad uccidere. Viene ingaggiato da chi? Questo insegnante che dovrebbe insegnare ad uccidere a Fitz. Deve fare da insegnante a Fitz, viene ingaggiato dallo zio di Fitz, perché un domani lui deve essere difeso da qualcuno. Il perché non ve lo dico, perché ovviamente il libro va letto. Fin da piccolo, di giorno viene educato, quindi con Galateo, si insegna a lottare, ma di scherma, eccetera, e quant'altro. Di sera si insegna l'arte della morte, l'arte dell'uccidere, ecco, in questo caso. Non dico altro perché ovviamente è un libro che va letto. È veramente bellissimo. Poi, scritto medio, né grande né piccolo, ma si legge, cioè è veramente molto molto scorrevole, pieno di dialoghi, i personaggi tutti ben 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 caratterizzati. Voi direte,
dov'è il fantasy? Cioè, se viene educato il nostro Fitz ha dei poteri. Lui empatizza in maniera molto forte, empatizza con gli animali. Questo nel paese, nella zona, nel mondo creato da Robin Hobb, non è concepibile. Si potrebbe anche essere uccisi per questa cosa, perché appunto viene vista come una stregoneria. E al suo tempo i stregoni venivano uccisi, chi era appunto condannato, se venivi condannato di stregoneria c'era la possibilità che venivi ucciso, quindi aveva lui questa dote molto molto particolare, ma lui durante il suo percorso di vita, perché poi lui crescerà, lui inizierà ad uccidere, sarà molto dura per lui iniziare ad uccidere perché capirà veramente cosa significa vedere morire qualcuno sotto le sue mani. Ne ucciderà parecchi, voglio dire. Però non spoilerò nulla, ripeto, perché molte cose sono scritte proprio già nella trama del primo romanzo. Gli altri due, è una trilogia, gli altri due non si trovano, ahimè. Il secondo sì, no, il terzo sì su Amazon, il secondo costa sulle 20-22 euro ed è troppo costoso. Io aspettavo giorni migliori o addirittura vederlo su eBay, ma temo che arrivi distrutto. Ma vabbè, quelli sono affari miei, spero di riuscire comunque a recuperarlo in qualche modo, ma vorrei tanto continuare veramente la saga perché mi ha lasciato un po' così il primo libro. Di questo ringrazio Francesca da Dimige83 che me l'ha fatta conoscere e veramente se potete leggete almeno il primo, fatemi un'idea di quanto è bello questo mondo, vi dico è un fantasy ma non è un fantasy, entrate in un mondo veramente meraviglioso. Eh sì, poi veniamo al fantasy addirittura dell'anno, il fantasy definito, l'epic fantasy dell'anno, definito il fantasy di Natale, e il fantasy più bello del 2019, addirittura uno tra i più belli. Volete sapere la mia opinione? Ve la dico subito. Io parto subito dal mio giudizio. Secondo me no, non è il fantasy della vita, non è il fantasy perfetto, non è il fantasy del 2019, non è il fantasy che mi aspettavo di leggere. Però, è fatto benissimo, è veramente meraviglioso, molto 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 bello, ben fatto. Ovviamente sto parlando, scusate, pesa, di Samantha Shannon che ammazza, ho detto bene, che brava, forza di leggerlo perché è un mattonazzo, va bene. Il peorato dell'albero dell'arance, edito dall'Oscar Wilde. Ragazzi, siamo sinceri, non sono 800 pagine e a me questo ha fatto un po' storcere il naso, in realtà sono 771 di pagine. Ecco, siamo abbastanza chiari e concisi. L'ultima delle tante, di alcune delusioni che ho avuto da questo test è che alla fine vado a vedere che mi mette l'elenco dei personaggi. Per me questa è una pecca, perché i personaggi in questo libro sono tantissimi, tantissimi, tanti, con nomi impronunciabili, con nomi difficili anche da ricordare. E avrei preferito che li avesse messi all'inizio. Io non sapevo neanche che, tant'è che tutto il libro mi chiedevo: ma come mai non ha descritto i personaggi? Invece vado a vedere all'ultima pagina l'elenco dei personaggi. Cioè, questa cosa mi ha un po' delusa, devo dire. Mi ha fatto abbassare, ahimè, il piacere, diciamo, no? Di dire wow, che bello. Mi è piaciuto fino a una certa pagina, dopodiché da una certa pagina in poi ho avuto il crollo proprio, la défaillance proprio. La trama non so neanche se dirvela perché ci sono booktuber, bookstagrammer molto più bravi di me e poi ormai l'hanno detta in tutte le salse.
Io posso dire quello che non mi è piaciuto, perché osannare tanto un testo, soprattutto per il prezzo, è sbagliato secondo me. I famosi booktuber, la cui copia arriva gratuitamente, per fortuna non tutti hanno detto che è il libro dell'anno, è bellissimo e quindi lo devi comprare. Per fortuna, però la maggior parte è bellissimo, perché lo devi leggere per forza. E ti spiegavano il perché lo devi leggere e acquistare per forza. È facile quando il libro ti arriva gratuitamente, dire wow, è bello, è il libro della vita. Per me non funziona così, perché se questo libro mi fosse arrivato gratuitamente, io sarei qui a dirti non vale la pena spendere 26 euro per un libro del genere. Ora verrò attaccata da tutti, ma è così. Mi sono piaciute molto le tematiche, la tematica, perché in realtà c'è una tematica omosessuale, e quindi mi è piaciuto molto che finalmente appunto le fantasy mettono dentro, inseriscono delle tematiche LGBT, tematiche omosessuali, bellissimo, questa cosa l'ho apprezzata tanto. Non ho apprezzato la storia d'amore in sé per sé che c'è stata nel romanzo, perché questo mi è sembrato più romanzo che un fantasy. I draghi, io personalmente avrei voluto che ci fossero di più, che fosse più presente e palpabile la presenza dei draghi. Me lo classificano come libro in cui ci sono appunto nel quale ci sono i draghi, c'è molta presenza dei draghi e io subito ne vengo affascinata perché comunque ne vengo attratta perché a me piacciono, mi piacciono i draghi, li vedo tipo come dei cavalli alati e quindi li ho sempre qui dentro, ve lo giuro. Non c'è la presenza predominante dei draghi, c'è solo la presenza predominante di una storia d'amore. Io, Jessica, l'ho vista così. Sbaglio, benissimo, prendo le mie colpe, mi prendo le mie responsabilità. Secondo me questo, come addobbo per la libreria, è meraviglioso perché fa la sua porca scena. Cioè, veramente, io ce l'ho qui sulla mensola in alto, vicino agli altri due colossi, a due dei miei libri preferiti in assoluto, Lanza Dove e Una vita come tante, fa la sua figura. È molto bello, ma che bisogna spendere 26 euro per un testo. Onestamente, è stato secondo me sopravvalutato dai famosi bookstagrammer, booktuber che trattano di fantasy. Ecco, l'inizio è stato precipitoso, cioè entri in un mondo e non ti dà tempo di capire dove sei. È subito palpabile, cioè il mondo si capisce dove sei, ovvio, non ci vuole un genio, però è difficile, da capire, da posizionare, perché, non ti dà un incipit. L'incipit dov'è? Ci vuole, io credo, un'introduzione, anche perché, non l'ho detto, mi sono dimenticata, scusatemi, ma tanto si sa, è un autoconclusivo, non c'è un continuo, ok? Non è una saga, questo è un autoconclusivo, anche perché io penso che dopo una certa pagina, altre pagine sono state messe lì a caso, scusatemi, ma è così, perché è finita la storia, finita la storia d'amore, finita. La storia d'amore, non vi sto spoilerando nulla, nel senso che finita la storia d'amore, nel senso, prima di parlare di una storia d'amore, cos'altro devi dire? Io sono rimasta contentissima di averlo letto, perché almeno sono entrata in un mondo magico, in un mondo bellissimo, dove appunto c'è stata una minima presenza, ma comunque c'è stata, di draghi parlanti, lotta tra bene e male, Oriente e Occidente, quindi queste classificazioni. Ma meravigliose, magnifiche. Arriverà anche la parte bella, eh? Ora sono partita dalla parte brutta, ma poi vi dirò anche cosa mi è piaciuto, ovviamente. Mi sa che ve lo sto dicendo adesso. Cioè, a me è piaciuto tantissimo, la presenza, innanzitutto, forte e massiccia delle donne. Ah, e questo libro è femminista. Non è vero, cioè, io non l'ho trovato femminista. Le donne sono state più forti, c'è stata più predominanza femminile, ma va benissimo così, va bene così. Io non sono femminista, non mi interessa, però
non mi importa, ma mi è piaciuto però come l'ha impostato la scrittrice, come ha impostato i personaggi, come sono stati ben caratterizzati. Mi è piaciuto moltissimo questa cosa, ripeto, mi è piaciuto molto l'entrata, la tematica omosessuale che c'è stata, appunto, perché c'è una storia d'amore particolare. Fino a un po' di più della metà, fino alla metà, mi è piaciuto. Dopo c'è stato un calo vertiginoso, mi veniva quasi da dormire, ecco, anche il mio gatto infatti asserisce, mi veniva da dormire, da addormentarmi, e ho perso quell'entusiasmo, diciamo, no? Per vedere come andava a finire. Finale prevedibilissimo, quindi un bel finale, finale a lieto fine. Ecco, ripeto, io tutti quei soldoni non ce li spenderei. Allora, dice, oggi perché ci hai parlato del Priorato, se visto che non è che ti ha fatto impazzire, per farvi proprio un paragone tra un fantasy così, così pubblicizzato, così visto, così acclamato, così sopravvalutato, da un fantasy come quello di Robin Hobb, che le cui copie neanche si trovano. Cioè, veramente un bel fan, quello è veramente un bel fantasy. Da un fantasy discreto, secondo me, sempre. Questo è un fantasy discreto. Ergo, 26 euro per un libro del genere, io non vi consiglio di spenderle. Ecco, se siete curiosi, come sono stata io, volete entrare in un mondo magico di draghi. C'è una differenza tra Oriente, Occidente e Meridione, dove una parte i draghi li amano, un'altra parte i draghi li odiano, in un'altra parte i draghi li vorrebbero morti. Cioè, quindi il potere dell'albero dell'arance di fare suscitare, di dare potere a chi vi abita, più si avvicina all'albero dell'arance, più si hanno poteri. Se ci si allontana, quindi se l'albero dell'arancia che è nel meridione ci si allontana, come succede alla protagonista della nostra avventura, lei perdeva i poteri. Quindi questo è molto affascinante, ve l'ho detto, i draghi che parlano, questi draghi, questa forza, i draghi che volano, i draghi buoni, perché comunque in una parte c'erano i draghi buoni, i draghi di lago. Dall'altra parte i draghi sputafuoco, i draghi cattivi, il senza nome, che è la parte più cattiva dei draghi. Quindi è bella questa, a me è stato questo che mi ha affascinato tantissimo. Però appunto, fine, passata la lotta, passata, che ovviamente non vi dico come andrà a finire tutto quanto, finita quella, finita il parlare della storia d'amore. Io non ho trovato altro, cioè non ho trovato quel pathos, non ho trovato quello che speravo di trovare. Quindi, secondo me, ad oggi 2019, non è questo, sicuramente non è il fantasy del 2019, non è il fantasy della vita. Fantasy di Natale, sicuramente, fantasy di Natale, sicuramente. Quindi, ripeto, se volete farvi un bel regalo, ma anche e soprattutto per la vostra libreria, perché ripeto, fa una bellissima figura, fatelo perché è bello, ma vi dico, ne vale la pena per una lettura? No, le pagine non sono 811, sono 771. Togliendo i ringraziamenti, togliendo le 10 pagine dei protagonisti, in cui la scrittrice ci descriveva i personaggi, da protagonisti i personaggi. Il libro è 700 pagine, 26 euro per 700 pagine è troppo, secondo me. Quindi i famosi bookstagram, tanto non mi vedrà nessuno, ma i famosi, e questo comunque lo dirò anche nelle stories o anche sotto il post di Instagram, i famosi bookstagram che hanno ricevuto il libro gratuitamente e dicono, per fortuna, ripeto, sottolineo, una dicevo, ripeto, sottolineo, non tutti, non tutti, ne hanno parlato benissimo, però la stragrande maggioranza che ha ricevuto il libro gratuitamente, addirittura a dire dovete per forza leggerlo, vi dico i motivi per cui dovete avere assolutamente il libro, io lo trovo esagerato. Per me è sopravvalutato. Io ho letto fantasy migliori in passato, quando ero più giovane, ora titoli pazzeschi,
Perdonatemi, non me ne ricordo perché comunque ne ho letti tanti, ma ho letto fantasy decisamente migliori, fatti molto molto meglio, nonostante, vi ripeto, è fatto bene, è scritto bene, mi piace il world building, già l'ho detto, mi è piaciuto l'atmosfera, l'ambientazione, quella magia, ok, ma il resto veramente l'ho trovato non meritevole delle 26 euro che costa, ecco, secondo me. Niente ragazzi, ecco, il video voleva essere breve, ma in realtà sono stata lunghissima, non lo sapete, ma ho stoppato 800 volte, sono stata troppo troppo prolissa. Niente, fatemi sapere giù nei commenti se avete letto ovviamente il Priorato, se la pensate come me, se non la pensate come me, non distruggetemi, cioè ognuno ha ha il proprio parere. A voi è piaciuto? Io sono contentissima. Lo trovate il fantasy dell'anno? Io sono strafelice perché almeno avete speso bene i vostri soldi, quindi sono contentissima. La pensate come me? Ne parliamo. Ecco, questo è il bello, questo come anche di altri libri. Niente, volevo fare una recensione singola, invece ho pensato proprio di inserirlo qua dentro direttamente e parlarvene così, anche perché so che qualcuna di voi aspettava, e questo sono molto contenta, aspettava un mio parere personale proprio in merito, sapendo che comunque io sono molto molto sincera. E ripeto, avessi ricevuto la copia gratuita, non credo che, cioè, avrei detto le stesse cose, non è perché la Mondadori mi invia. Scusate, mi ho avuto dei problemi con la fotocamera. Dunque, tanto avevo finito, quindi vi stavo dicendo appunto che niente, alcune di voi mi hanno chiesto, vedevano l'ora appunto che io parlassi del Priorato. Spero di avervi accontentate almeno in parte. E nulla, ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per chi ha seguito tutte le tranche, diciamo, di questi miei piccoli consigli, diciamo, di lettura e quant'altro. Credo di aver preso ogni genere letterario, sono stata bravina, diciamo, perlomeno quasi tutti i generi letterari, quindi sono abbastanza soddisfatta. Niente, io vi saluto, vi rimando ai prossimi video sempre qualora vogliate, mi raccomando, supportatemi e sopportatemi soprattutto, so perché è molto molto difficile. Intanto anche la coda si è distrutta, ma io vado a vedermi intanto un posto al sole. Un bacio grande, vi saluto, ciao, alla prossima. Ciao.